Non so cosa sto facendo. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video first impression recensione della nuova Dreamy 2 Mystic Collection by Nabla. Questa sito YouTube è un problema enorme perché io non ho ogni maglia diversa per ogni video, cioè mi devo fare un armadio di 850 maglie e non so come farò onestamente, però tra l'altro ho cambiato un po' l'impostazione di settaggio, quindi non mi vedo più lì ma mi vedo qui che ho una televisione, quindi oh mio dio, sembra di essere Ambrangiolini e non è la Rai raga. Come sempre prima di incominciare col video vi ricordo, se vi va, di iscrivervi al canale qui sotto col tasto iscrivi, seguirmi su Instagram e attivare la campanella. Ancora eyeshadow palette, come tutti sapete, se ovviamente non vivete sotto un sasso, Nabla ha lanciato la sua nuova collezione con protagonista per ora la Dreamy 2 eyeshadow palette, che non è altro che la sorellina della prima Dreamy. Gentilmente anche questa volta Nabla mi ha inviato un pacco per farvi vedere quello che hanno preparato, hanno cucinato per noi anche a questo giro. La PR box si presenta così, è super bella con questa trama, wow. Poi ovviamente come sempre vi metto in overview tutte le immagini un pochino più a fuoco, così potete vedere bene com'è la situation. E il vibe a sto giro è molto, non so se avete presente la cartomante in via Fiorichiari a Milano, in zona Brera, quello. Come sempre nei PR pack Nabla spacca, arriva, la scatola arriva così, la luna nera. Vedete qua c'è scritto The Mystic Palette con tutti questi simboli molto in tema luna nera eccetera. E qui poi c'è l'altarino con all'interno The Mystic Palette Dreamy 2 con il vellutino rosso qui. Mi serve un geometra per fare queste cose. Ok, si estrae raga. Qui sotto abbiamo i tarocchi, che è una cosa che onestamente mi fa impazzire letteralmente. Questa super cura nei pack è veramente troppo bello. Tutto al contrario, molto bene. I tarocchi sono questi qui ragazzi, ve li faccio vedere, non so perché ho una strana sensazione che ciascuno di essi riconduca a qualcosa, quantomeno qua c'è l'eyeshadow palette, questo non so, spero lipstick, più che altro è un mio pensiero, una mia speranza oltre che una mia teoria, boh, il buco nero dove andranno a finire tutti i soldi. C'è una parte 2, c'è qualcos'altro che sta arrivando, io non lo so. Io spero che comunque gli specialisti dell'occulto e dell'astrologia, quindi magari anche dei leggi se ci stai ascoltando, di interpretare questi segni per favore, perché io ho bisogno di risposte. Posato via lo scatolone arriviamo alla ciccia. Questa qui è la palette con il packaging esterno, che fa questo effettino di lucine qui. Ovviamente in cartoncino anche questo, è vegan, cruelty free, PAO 24 mesi. Questo qua è il packaging effettivo. Ve la metto a confronto con la vecchia Dreamy così capiamo un attimo la sua dimensioni. Ok, la vecchia Dreamy è questa. Sono assolutamente identiche a livello di dimensioni. E come packaging raga, non so voi quale preferite, a me piacciono entrambi. Mi piace questa qua che ha tutti gli inserti oro. Mi piace che questa qua tipo questa cosa mistica di Paolo Fox e collezioni. Fortunatamente registro sempre l'opening e gli swatches in overview perché la mia palette è ovviamente già sporca. Io trovo che sia molto molto carina prima acchito, cioè vedendola così la sensazione che mi dà di essere molto molto carina. Queste qua sono le tonalità. Se vi va fatemi sapere qui sotto che cosa avete pensato una volta rivelate le colorazioni. Anche in questo caso raga devo dire potrebbe essere forse il trend di fare tantissimi shimmer e un po' meno opachi, non lo so, io onestamente per come sono io come persona mi rassicura avere qualche opaco in più, però sto vedendo che tutti praticamente stanno facendo pochissimi. Come formulazione canonica di opachi abbiamo 1, 2 e 3, mentre poi abbiamo le due versioni latex che sono state presentate nella Cutie Nude, quell'edizione lì estiva, che sono queste due qua. Tutto il resto sono tonalità crystal, shimmer, eccetera eccetera, quelle tipiche di Nabla. Bando alle ciance, adesso andiamo a provare insieme. Questa sarà proprio una first impression perché io ancora non l'ho provata, ci ho fatto soltanto degli swatches. Come sempre P. Louis Base 01 Rumor. Come transition vado ad utilizzare ovviamente, perché trovo adatto solo questo, che è, come si chiama? Déjà Vu. Praticamente non fa fallout raga. Ok sì, un pochino, ma proprio pochissimo. Ok, la pigmentazione comunque c'è. Ok, transition è andato su super bene. È una cosa che mi piace delle shadow di Nabla, che sono ottimi in fase di sfumatura, nel senso che non vi arrivano subito
iper ultra chiazzona, ma riuscite ben bene a diffonderli prima, e sempre col prodotto che vi rimane sul pennello riuscite a intensificare ripassandoci sopra senza dover andare a prendere altro prodotto. E ovviamente, come avete visto, è andato sicuramente in 2 secondi, niente di nuovo. E mi piace che sia un transition shade neutro, non troppo freddo e non troppo caldo. Raga, ora la sito è molto tosta, nel senso che c'è New Past da utilizzare oppure Dionysus, che è questo qua. Vado a prendere alla fine il New Past. Ok, questo qua sfarina già di più dell'altro. Non so, si vede. Segno che potrebbe essere molto pigmentato, infatti, pigmentatissimo, super pigmentato. Che bel colore, tra l'altro. Ecco, questa è una cosa che devo dire, io dalle storie che ho visto in giro, a me questo colore sembrava super arancione, invece è un tipo un terra bruciata, sì, andando sul caldo, ma niente di aranciato. Mamma quanto è pigmentato, cioè assurdo. Sto letteralmente andando ad appoggiare e basta. Riprendo un pochino di déjà vu, che è quello che abbiamo messo prima, e vado piano piano a smorzare i bordi di New Past. Si sta sfumando anche questo molto facilmente, pur essendo bello pieno. Mamma, è venuta una sfumatura super soft, ce l'adoro. Ok, cosa che ho apprezzato tantissimo è che solitamente quando alcuni shadow sono così mega bomba, quando si va a creare una sfumatura col colore applicato in precedenza perdono un pochino di intensità. In questo caso zero, cioè io non andrei ad aggiungere altro New Past, lo lascerei proprio così. Così farò, infatti. E devo dire la verità, questo qua che è quello che ispira tutti noi, nel senso che quando guardiamo questa palette penso che cadiamo su questo, ha una base colore super lilla, molto presente, e sopra ci sono dei glitter. In fase di swatches non li ho visti così coesi, glitter fra colore di base. Non so se è il pull pastello, ovviamente lo swatches è diverso dall'applicazione su occhio, quindi non lo so, però ho paura di fare un grosso casino. No, la verità è che voglio assolutamente utilizzare Hidden Place, questo qui, perché è super super bello, vedete? E che tra l'altro, avendo dei transition così neutri, cioè uno può fare di tutto con questi shimmer qui. Non faccio cat crease, col concealer poppano di più, però penso che nella vita di tutti i giorni non tutti facciamo la cat crease, quindi può essere molto più utile una performance normale. Vado a mettere Hidden Place nella parte qui esterna. Non so cosa sto facendo. Provo con il pennello asciutto. Mamma raga, la cremosità. Proprio pienissimo col colore, guardate. Voglio provare a metterlo con il dito. Aiuto. Sì, vabbè. Questo è un duochrome marrone rosa. Cioè, io farei solo la palpebra così, vi dico la verità. Però no, perché mi linciate. Raga, nella mia stanza c'è un silenzio proprio da chiesa. Allora, REM è questo. Metto REM. Che bello. Allora, assolutamente vi consiglio di applicarlo con il dito e poi di andare a definire l'estremità e la zona di sfumatura con l'altro shimmer con il pennello, perché il pennello lo prende ma lo diffonde in maniera più leggera. Tenete anche presente che quando andate col dito parte rimane sul polpastrello, vedete, un pochino rimane sul polpastrello, però assolutamente si trasferisce molto bene. Non è andato neanche in giro, devo essere sincero, perché come vedete da qui la cialda è super intatta, cioè sono proprio... Adesso prendo Offline, che è questo qui, e vado a scolire un pochino l'angolo esterno. Aiuto. Offline e Latex. Mi pare ce l'abbia solo Nabla questa formulazione qua. Ne metto proprio poco. E questo qui in cialda sembra un nero, in realtà è tipo un marrone scurissimo, borgogna, melanzana. Hidden Place, lo shimmer, ha fatto un pochino di fallout. E anche qualcosina REM, muovendo le palpebre probabilmente. Ok, vado a fare anche l'altro lato, ci vediamo dopo per la parte inferiore, perché voglio fare qualcosa di diverso, le considerazioni finali. Ecco, lo sapevo, sono in the making e alla fine ho optato per utilizzare anche Libertine, è il fratello di REM, anche lui glitter. Vi volevo far solo vedere la bellezza. Il fatto che comunque, come vi dicevo prima, rimane
sul dito. Torno a sfumare il resto e arrivo. Oh, Gesù santissimo. Dunque, vi dico che cosa ho utilizzato così. Sarebbe molto carino trovare che cosa ho utilizzato. Questo qui, l'Insta Moisture di Kiko, assolutamente super bello, mi piace tantissimo. Ci ho messo un pizzico di Polyjuice di Mesauda. Il Multi-Use Sculpting Concealer di Too Faced. La Pressed Powder di Nabla, che ogni volta che vedete ha sempre il buco più grosso. Questo bronzer qui di Milani nella tonalità Dark. Gli Skin Glazing di Nabla, rispettivamente Amnesia e Ozone. Il Roller Lash di Benefit, che è bellissimo, cioè, I mean, mi piace tantissimo. E per le brows, sempre di Benefit, il Gimme Brow nella tonalità 3. Questo qui non ve lo posso dire perché vi spoilererei un video fra un po' di tempo, ragazzi. Questo è il risultato finale, io spero un sacco vi piaccia. Come potete vedere, nella parte inferiore non ho fatto altro che riportare New Past qui sotto e poi ho cercato di creare congiunzione cromatica con la parte superiore, quindi ho utilizzato, ho messo Libertine qui, quindi poi per richiamarlo ho deciso di utilizzare Oniric qui sotto. E qui, visto che avevo Ren, ho utilizzato Mirabilla, che è questo qui. E poi Lucid Dream, che è tipo play hard della situazione. Non so se avete la sigaretta, comunque questo qua super duochrome riflettente tocco, te l'ho utilizzato all'interno qui e nell'arcata qua sopra. Che dire, se anche voi siete delle persone che avete bisogno di tanti opachi, non so se questa può essere proprio al caso vostro, però se avete già altre soluzioni, quindi magari se volete, per dire, quel transition malva andate a rinforzare, questa qui, ragazzi, ha delle texture, come potete vedere, assurde. Anche in questo cioè, vedo sempre da parte di Nabla una ricerca delle tecnologie, degli studi dietro, perché se comunque vedete anche la componente glitter che ha introdotto, tra l'altro, sono assolutamente meno quella formula poltigliosa che si sfalda col dito, perché come vedete sono super pressati, super coesi, non vanno poi così tanto in giro e sono molto 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 efficaci, sono veramente molto belli. Questo qua ora è bello arrogante, bello coatto. Devo dire che ho apprezzato tantissimo questa cosa. In fase di swatches non avevo ben colto la componente glitter che c'è qui all'interno, che secondo me in una soluzione così è molto comodo avere. La texture degli shimmer è la classica, la texture di Lucid Dream è quella di Play Hard, quindi è più un top coat, ok? Quindi reagisce molto bene in base a cosa lo applicate, però devo dire che comunque non ho avuto nessun tipo di problema e il risultato mi soddisfa tantissimo. Ripeto, se siete amanti degli opachi, in prevalenza gli shimmer, se invece vi piace una cosa molto magica, molto ricercata anche a livello di texture luminosa, d'effetto, che anche se volete una roba easy lo mettete su e andate, questa secondo me ci può stare, ha un prezzo accessibile, una buona grammatura, a me piace molto, sincero. Avrei preferito qualche opaco in più? Sì. Non è la mia shadow palette preferita della vita? Sì. Però mi piace tanto, mi piace di più in prova che da come l'ho vista nei vari swatches, nelle varie stories. Infatti sono stato un pochino soft a reagire a questa qua, anche se ovviamente ogni volta che Nabla esce con qualcosa mi piace, perché è un brand che io seguo da tempi non sospetti, e devo dire che è stata una piacevole sorpresa rispetto a come me l'aspettavo. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, come sempre lasciate un like e fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate sia del look sia dell'uscita di Nabla, il concept, se l'avete comprata, se non l'avete comprata. Io vi ringrazio come sempre per aver guardato questo video e ci vediamo nel prossimo.